Onorevole Rotelli, prego. Sì, grazie Presidente. Nella riformulazione del sottosegretario mi sembra di aver capito che ci fosse un riferimento alle risorse. Pregherei di consentire al sottosegretario di ascoltare, grazie. Grazie Presidente. Sottosegretario, mi sembra che nella riformulazione lei abbia specificato che questo ordine del giorno poteva essere accolto se venivano rispettati i parametri di bilancio. Mi corregga se ho capito male, perché non mi ricordo, Presidente, esattamente qual era la riformulazione esatta, diciamo. Adesso il Se è sottosegretario possibile, dopo quel cortesemente gliela pezzo. rileggerà. Grazie. Signor sottosegretario, siamo su 149, Rotelli. 149. Allora, premettere nell'ambito delle valutazioni sulle priorità da realizzare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a considerare la possibilità di eccetera. Benissimo, prego, onorevole Rotelli, va bene? Compatibilmente con le necessità della finanza pubblica. Allora, Presidente, l'ordine del giorno in questione prevede la possibilità di poter dare una serie di aiuti, di sgravi, che fanno risparmiare risorse del bilancio pubblico. Non sono Ed io, è per questo Presidente, che io sarà ritengo tutto. che la riformulazione che è stata posta dal sottosegretario vada in cortocircuito rispetto a quella che è la proposta dell'ordine del giorno. In maniera particolare, nella parte nella quale abbiamo spiegato qual è l'indirizzo, il fatto di permettere il rientro in azienda di 27.000 lavoratori sgrava la necessità da parte del governo di doverli sostenere con la cassa integrazione e quindi questo tipo di intervento porta a un risparmio per l'erario di 50 milioni di euro. Come fa un'iniziativa di questo tipo, Presidente, a essere considerata o a essere accolta rispetto a quelle che sono le necessità di bilancio di cui ci ha spiegato bene adesso e ci ha ribadito il sottosegretario, quando la proposta stessa porta a un risparmio invece che a un aggravio di costi rispetto a quelle che sono le finanze pubbliche? Io è questo che mi domando. Viene accettato rispetto a quelle che sono le necessità della finanza? Spero di essermi spiegato. Finalità che però sono in contrasto con la proposta che propone un risparmio invece che un aggravio di spese. Quindi è questo che mi sembra non sia congruente con quello che è stato presentato da parte nostra. Io non so se il sottosegretario ha focalizzato bene, se è stata focalizzata bene questa proposta e se magari possa essere o rivista o accantonata, perché invece insomma, questo tipo di riformulazione non può essere da parte nostra accettata, proprio perché è in contrasto con la proposta stessa. Grazie, Presidente. Ringrazio onorevole Rotelli, mettiamo in votazione l'ordine del giorno, dichiaro aperta la votazione. I colleghi hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge, 214 favorevoli, 249 contrari, 3 astenuti.